Oggi celebriamo la giornata della costa della Regione Puglia a seguito di una legge che abbiamo approvato qualche mese fa. Questo perché la Puglia è la regione italiana che ha la costa più ampia, 985 km di costa, una regione che primeggia e sul gradino più alto come qualità delle acque pulite del nostro mare, ed è una regione che in termini di presenze turistiche, oltre che di investimenti che facciamo sul turismo, siamo una delle regioni più belle e più importanti. Tutelare un pezzo identitario della Puglia, no? Anche per promuovere una gestione integrata delle coste, questa è una cosa molto importante. Quali sono i pericoli? I pericoli sono tanti, legati in primis ai cambiamenti climatici, quindi il tema dell'erosione, il tema di uno sviluppo che non può non andare nella direzione della tutela e della salvaguardia delle coste e del mare. Quindi questa legge è una legge molto importante, perché non è soltanto l'istituzione di una giornata che diventa una giornata simbolica, ma è accompagnata invece, quindi all'interno della legge ci sono delle indicazioni importanti per la gestione integrata insieme. Integrata si intende proprio con i principali attori, con tutti coloro che operano come autorità. Penso all'autorità marittima, quindi dell'autorità costiera, ma anche alle forze dell'ordine, alla magistratura, un lavoro coordinato, ma soprattutto con i comuni. Quindi noi già abbiamo avviato dei tavoli tecnici, quindi all'interno di questa legge è stata promossa proprio questo focus importante, e tavoli tematici che coinvolgono i principali attori, ma soprattutto, come dicevo, i comuni costieri, le autorità portuali, ma anche l'autorità marittima, quindi per fare cosa? Per fare il focus su problematiche, le problematiche più importanti, o anche proprio il tema della gestione coordinata. Ad esempio, un tema che è stato affrontato è stato quello della gestione dei rifiuti provenienti dalle navi, dalle imbarcazioni. Come sta facendo la Regione Puglia, cominciando da una legge, la prima in Italia, che istituisce una giornata dedicata interamente a questo patrimonio straordinario del territorio italiano, che è la costa. Noi, insieme a tutte le altre istituzioni che a vario titolo operano per servire la costa, per tutelare la costa, cerchiamo, ecco, di affiancare le istituzioni. La Guardia Costiera, ovviamente, per nome e per tradizione antica, ha un impegno maggiore lungo le coste, nei porti, al servizio appunto delle amministrazioni comunali. Ricordiamoci, 69 comuni costieri solo nella Puglia, e della regione che ha grandi competenze per la tutela e la valorizzazione di questo patrimonio. Quindi oggi è un inizio, speriamo di essere utili ed efficaci a tutte le istituzioni per accompagnarle verso un percorso di maggiore attenzione verso questo patrimonio immenso che è il sistema costiero regionale e nazionale, che viene declinato in tantissimi modi, appunto quello ambientale, ricordiamoci dei cambiamenti climatici che chiaramente impattano sulla costa, quello economico, ricordiamo di tutto l'indotto economico che c'è intorno alla costa e sulla costa, che non sono solo gli stabilimenti balneari. Elemento importante, ma non è l'unico. Abbiamo una portualità regionale immensa che va ben oltre i due importanti sistemi portuali, che sono quelli di Taranto e quello dell'Adriatico meridionale. Quindi, e non per nulla ci abbiamo Confindustria e la Camera di Commercio, Confcommercio, attenti a questo evento e soprattutto a quello che da questo evento potrà scaturire. Quindi un grazie immenso alla Regione e a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. E noi siamo solo lì per servire e cercare di far fruttare questo impegno e questo entusiasmo, cominciando da oggi e tenendo i riflettori accesi sulla costa tutto l'anno.